Intanto buonasera a tutti. Ho solamente 10 minuti perché poi ho una riunione di là, quindi cerchiamo di fare, almeno per me, una roba abbastanza veloce. Se avete delle domande da farmi, ringrazio sia Ardemagni che Legati di essere venuti a far parte della nostra famiglia. Siamo molto contenti dell'arrivo, che è stato abbastanza sofferto, almeno da parte di Matteo, per essere venuto da noi, quindi ringrazio loro, sperando che ci diano comunque un valore aggiunto, nonostante i risultati importanti che abbiamo già fatto, e che ci aiutino comunque ad arrivare a questi benedetti 50 punti, che è la soglia a cui noi aspiriamo. Quindi se avete domande, sono qua. Guarda, soddisfazione, perché noi avevamo, secondo noi, bisogno di un attaccante importante. Ardemagni era sul mercato, quindi abbiamo cercato di fare un'operazione giusta per noi, quindi abbiamo prima, ovviamente, come buon uso da parte nostra, venduto Della Rocca. Abbiamo fatto comunque un'operazione importante anche su Della Rocca. Probabilmente nei prossimi giorni andrà via anche Ciani, e quindi con l'uscita di due punte abbiamo mirato a un giocatore che ritenevamo importante per la nostra squadra. Allora, posso uscire io la prima domanda? Sì. Ma quanto è efficace il castigiano di Agosto? Viene qui anche senza voce. Quanto sono importanti queste due trattative? Claudio, è sempre importante, non solo nelle trattative, ma nella quotidianità di una società che in 4 anni ha scalato quasi tutte le categorie del calcio, quindi l'affetto e la stima che nutro per questa proprietà, non lo faccio per ruffianeria, vi posso assicurare, va al di là dei risultati, dei compendi e di quant'altro. Quindi io li ringrazio solo per il fatto che ogni giorno mi danno la possibilità di lavorare e di stare insieme a loro. È un prestito con diritto di riscatto, mentre Lia è un prestito con la speranza che diventi anche qualcosa di più a fine anno, da parte nostra e da parte del ragazzo. Prestito con diritto di riscatto della metà? Sì, sulla compartecipazione, per esattezza. Senza controriscatto? Senza controriscatto. È un prestito con diritto di riscatto sulla compartecipazione. Nessun obbligo in caso di Serie A? No. Non esiste sulle carte federali qualsiasi tipo di obbligo. Solo il diritto. Esiste solo il diritto. Possiamo dire che è stata una delle trattative più lunghe e più complicate da quando svolgi questo lavoro? Ma io penso che ogni trattativa abbia le sue difficoltà, le sue dinamiche, la differenza fra queste e le altre, che comunque una trattativa dell'importanza di Matteo è venuta fuori prima la stampa, con i media, e quindi però vi posso garantire che quella di Elia o anche altre trattative sono sempre comunque complicate. Magari come cassa di risonanza ne hanno molta meno, e quindi di conseguenza sembrano tutte molto più sottili e lievi, ma in realtà sono sempre tutte difficili le trattative, in tutte le categorie. Perché è la squadra che secondo me in questo momento, la squadra di cui io in questo momento secondo me avevo bisogno, il gruppo di cui avevo bisogno, era un po' di tempo che se ne parlava e mi hanno voluto fortemente, mi sono sentito subito importante e ho preso questa decisione. Poi ho amici qui, ho Porcari che lo conosco da quando siamo bambini, siamo dello stesso paese, e che mi invitava e mi era contento di questa cosa, e alla fine è andata in tutto in porto. Legati possiamo considerare un jolly difensivo, 3 posizioni su 4 che puoi occupare in una difesa 4 come quella che utilizza Vecchi? Sì. Posso giocare sia difensore centrale che terzino, destro prevalentemente, perché nasco difensore centrale, però in questi anni mi sono adattato spesso e volentieri a fare il terzino, ed ormai lo considero
un mio secondo ruolo a tutti gli effetti. Carpi con questi innesti penserà alla salvezza e poi magari penserà a qualcos'altro? No, io purtroppo non posso più pensare a quello che verrà fra sei mesi, perché l'ho fatto negli anni passati, magari anche inconsciamente, ed è stato sempre un errore. E, per esempio, quando Arde giocava con me a Padova, dovevamo salvarci e alla fine abbiamo fatto una finale playoff. L'anno dopo dovevamo vincere il campionato e non siamo neanche arrivati in playoff. Quindi è fondamentale, secondo me, per un gruppo così giovane che lavora bene, è fondamentale pensare partita dopo partita. Ma io si torna a Padova e innanzitutto sono scappato da Padova, perché sono scappato nel senso vero, nel senso che mi hanno chiamato la sera il direttore che al mattino sarei dovuto essere qui per l'allenamento e quindi non ho potuto salutare nessuno e quindi c'è un sacco di gente a cui voglio bene, un sacco di gente a cui che stimo e che mi stima e che mi vuole bene, e quindi sarà un giorno per poterli salutare e lo farò stravolentieri. Stasera De Magni, di nuovo in provincia di Modena, ma con la maglia del Carpi. Prime sensazioni, un allenamento in mattinata e poi c'è già qui all'orizzonte il debutto sabato con la Ternana. Sì, è un fatto positivo. Mi sono allenato stamattina, ho trovato subito voglia della squadra, una gran voglia, una grande volontà di riuscire a vincere le partite che verranno. Ora insomma toccherà a me, dopo sei mesi non benissimo a Chievo, dove non ho trovato spazio, ho scelto insomma di ripartire e scegliendo insomma una società seria e importante come Carpi. Con Arde Magni il Carpi può puntare anche alla Serie A? Sì, nel senso, no, prima pensiamo alla salvezza come pensano tutte le squadre, poi se riusciremo a toglierci, ad assicurarsi la salvezza e magari riuscire a toglierci qualche soddisfazione in più, credo che insomma ci proveremo sicuramente. Come sarà nel derby giocare davanti agli ex tifosi canarini? Sicuramente magari non sarà una partita come le altre, perché l'anno scorso ho vissuto un'annata fantastica, però io sono un calciatore, questo è il mio lavoro, cerco di farlo al meglio ogni sabato e insomma mi impegnerò anche in quella partita. Un'altra domanda sul derby te la devo fare, di là sei stato un grande e adesso ti considero un po' quello che passa dalla parte opposta, di qua l'Arde Magni è già scoppiata perché le magliette col tuo nome sono state vendute prima ancora che il Carpi ti comprasse. E però si aspettano che tu faccia altrettanto per il Carpi, questo immagino che ti metta pressione e quindi anche stimolo, ma un filino a disagio non ti mette? Ti dico, ormai non ho più 20 anni, ho 27 anni tra un mese e mi piace prendermi delle responsabilità, sono un uomo, ormai non sono più un ragazzino, quindi ho voglia di, non dico caricarmi il peso addosso, però ho voglia di far bene, di dimostrare ancora come ho dimostrato l'anno scorso, voglio ripartire, quindi le responsabilità me le prendo e sicuramente cercherò da ogni partita di mettermi a disposizione della squadra e riuscire insomma a vincere ogni partita. Qual è stata la mossa decisiva del corteggiamento di Cristiano Giuntoli che ti ha fatto e che sappiamo che va avanti da qualche mese? Ma la mossa decisiva è stata la voglia di portarmi qua, la voglia del direttore di andare a trattare con Atalanta e Chievo, insomma la società seria, le loro ambizioni, le prospettive future del presidente e del direttore, quindi questo è quando una società ti vuole fortemente e lo dimostra ai miei procuratori e a me, per me è una cosa importante, è una società che non ha fatto delle chiacchiere ma dei fatti importanti, dei concreti e insomma mi ha messo nelle condizioni di accettare.